Salomone aveva stabilito un trono per sua madre accanto al suo trono. Pensava che, dovendo lui amministrare la giustizia, sua madre, sedendo accanto a lui, potesse impetrare grazia e venia per quelli che più avevano bisogno di protezione, per cui fece erigere un trono accanto al suo trono. Tutto era scritto per figura delle realtà presenti. Con Cristo c'è Maria che siede sul trono di grazia, per cui il versetto che dice: avviciniamoci al trono della grazia per trovare misericordia nel tempo opportuno. Ci avviciniamo pertanto a questo trono di grazia, che è il trono di Maria accanto al suo figlio, per trovare grazia nel tempo opportuno. Tutti abbiamo bisogno di grazia da parte delle infinite misericordie di Dio. Siamo tutti tormentati, chi per un verso, chi per un altro. Sembra che la tempesta venga su di noi, che non c'è scampo, che tutti i diavoli si sono accaniti su di noi. Chi soffre nella salute, chi soffre nella persecuzione, chi soffre negli affari, chi soffre per tanti e tanti motivi, ma tutti siamo come attaccati e abbiamo bisogno di una, di Maria, nostra madre, perché interceda per noi nel tempo opportuno. Questa mattina noi supplichiamo Maria, nostra madre, che siede sul trono accanto al suo figlio, di voler intercedere per noi. E allora presentiamoci a Dio. Presentiamoci nel nome di Maria, nostra madre, che è la pura e la santa, l'immacolata, e anche che noi siamo peccatori. Chiediamo a nostra madre che la misericordia di Dio ci lavi, perché l'ira di Dio non divampi contro di noi. Ci lavi dei nostri peccati, delle nostre miserie, per trovare grazia presso Dio. O Signore, purificaci, ti chiediamo questa mattina, e tua madre, nostra madre, che chiede la nostra purificazione. Abbiamo molto peccato, abbiamo abbandonato la tua legge, ci siamo allontanati da te. Anche quando noi professiamo di amarti, di stare vicino a te, anche quando noi crediamo che la coscienza non ci rimproveri di nulla, noi ci siamo macchiati di peccato, ed è per questo che chiediamo perdono, misericordia e purificazione. O Madre Santa, buona e misericordiosa, implori in questo momento la purificazione dei tuoi figli, perché possono trovare grazia presso Dio. O Madre, ottienici che lo Spirito di santità scenda su di noi, lo Spirito che ci purifica dei nostri peccati. Spirito di Dio, scendi su di noi in questo momento, e Maria nostra madre che ti invoca, e tuo Signore Gesù che fonde il tuo Spirito, dacci il tuo Spirito di purificazione e di santità. Spirito di Dio, scendi su di noi. Dio eterno, onnipotente, che hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione e sorgente di vita, anche l'anima venisse lavata e ricevessi il dono della vita eterna, benedici quest'acqua, perché diventi segno della tua protezione in questo giorno a te preparato. Rinnovi noi, o Signore, la fonte dell'acqua viva, della grazia, e difendici da ogni male, nell'anima, nel corpo,
morte se veniamo a te con cuore puro per Cristo nostro Signore. Luminosa la nostra mente, bagna il nostro cuore, nala ieri umano io, filini mia noia nai, rimia nai ore, filiana mai oriena no. Togli i pensieri cattivi, i sentimenti perversi, purifica gli occhi, le labbra e le orecchie, purifica i nostri sensi. Nuri mia, nunna mia, renia, non si duarano, ma la iorenia no. Libera le nostre membre ed ogni morbo, allontana le malattie, disperdi tutti i germi del male, mia rana ioninio. Aspergi, mio Signore, con il sopo, e sarò mondato, lavami, sarò più bianco della neve, ecco l'acqua che sgorga dal Tempio Santo di Dio, dovunque giungerà quest'acqua dello Spirito porterà salvezza. Alleluia. Alleluia. Signore Gesù, perché ci hai purificati col tuo Santo Spirito. Grazie, Signore Gesù, perché ci hai dato tua madre, che implora per noi grazia ogni giorno.
Grazie, Signore Gesù, perché possiamo accedere a Te. Rinnova, Signore Gesù, in questo giorno la grazia battesimale. Rinnova in noi lo spirito saldo, perché Ti possiamo servire con cuore puro. O Padre, che dall'agnello immolato sulla croce fai scaturire sorgente dell'acqua viva, purifica il Tuo popolo, Signore. O Cristo, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nel lavacro dell'acqua con la parola della vita, purifica il Tuo popolo, Signore. O Spirito, che delle acque del battesimo ci fai riemergere come primizie dell'umanità nuova, purifica il Tuo popolo, Signore. O Signore, purifica il Tuo popolo. Rinnovo oggi la grazia battesimale. Fa che ti serviamo con mente pura, con cuore sincero, con mani candide, perché vogliamo salire il Monte Santo di Dio, stare vicino a Te e ottenere le grazie necessarie per proseguire il cammino. O Signore Gesù, in questo momento Ti presentiamo tutti i nostri problemi, tutte le nostre angustie, tutte le nostre difficoltà. Tu sei il nostro Signore, è con Te che noi vogliamo sostare oggi per ottenere dal Padre del Cielo aiuto, protezione, soluzione di questi problemi. E Tu, Padre del Cielo, per amore di Gesù, per amore di Maria nostra Madre, sii clemente verso di noi in questo giorno di grazia. Te lo domandiamo per lo stesso Cristo, nostro Signore. Amen. Preghiamo. Concedi ai Tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima nostra Madre, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, l'amore del Cristo ci spinge al pensiero che uno è morto per tutti e che quindi tutti sono morti. Egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e resuscitato per loro. Cosicché ormai noi non conosciamo più nessuno secondo la carne, e anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora non lo conosciamo più così. Quindi, se uno è in Cristo, è una creatura nuova, e le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. È stato Dio, infatti, a riconciliare a sé il mondo in Cristo e non imputando agli uomini le loro colpe,
e affidando a noi la parola della riconciliazione. Noi fungiamo quindi da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo quindi, in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto il peccato, Dio lo trattò da peccato, in nostro favore, perché noi potessimo diventare per mezzo di Lui giustizia di Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: avete anche inteso che fu detto agli antichi: non spergiurare, ma adempi con il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico: non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello per i suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del gran re. Non giurate neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Se sia invece il vostro parlare sì, sì, no, no, il di più viene dal maligno. Parola del Signore. In questo tratto del discorso della montagna, che rappresenta la Magna Carta del Regno di Dio, Gesù ci richiama sulla verità. Ieri ci ha richiamato sull'amore. Adesso ci richiama sulla verità. Il vostro parlare sia sì, sì, no, no. Non dovete avallare le vostre affermazioni con giuramenti per dar credito al vostro parlare. Basti che voi vi atteniate alla verità. Dovete dire la verità, dovete fare la verità, dovete essere verità. Tutto il resto viene dal maligno. Ciò che non è verità viene dal maligno, il quale, dice Gesù, è falsario, in lui non si trova verità, e tutto quello che dice è menzogna, perché trae dal suo e lo annunzia. Al contrario di Cristo, che è la verità, lui è la menzogna. E quando noi troviamo la menzogna o sulla bocca, o nel cuore, o nella vita,
di una persona, ivi c'è l'ombra del maligno. La verità risplende sul volto del giusto. La verità canta nel cuore del giusto. La verità è vita nella vita del giusto, perché la verità è Dio. Io sono la via, la verità e la vita. Dobbiamo avere il culto della verità. Il culto della verità si declina in tre maniere. Prima modulazione è dire la verità. Dire la verità nella carità, che non deve mancare mai, per carità che deve sempre accompagnare e deve sempre finalizzare ogni nostro detto, ma la verità va detta sempre. Nella verità, nella carità e per la carità. La verità. Tante volte noi diciamo menzogna, affastelliamo menzogne su menzogne. Tante volte noi di una piccola pagliuzza ne facciamo una trave, alterando la verità. Noi tante volte aggiungiamo menzogna, su un piccolo nucleo di verità, e la verità è coperta, si vede soltanto la menzogna. Tutti dobbiamo dire la verità, e per dire la verità bisogna avere il coraggio di essere di Dio, di avere la verità di Dio dentro di noi. Ma c'è verità e verità. La verità assoluta è Dio. Noi possiamo anche non cogliere la verità e proclamare verità ciò che non è verità, perché la verità può avere molte facce. Tutta la verità soltanto lo Spirito può conoscerla, perché soltanto lo Spirito conosce tutta la verità. Quando verrà lo Spirito, egli vi rivelerà tutta la verità intera. A noi che abbiamo gli occhi ci sposi, a noi che abbiamo gli occhi alterati, a noi che tante volte abbiamo il difetto daltonico negli occhi, a noi che i turbamenti offuscano la vista, non è dato tante volte di cogliere la verità. Soltanto Dio coglie la verità. Noi cogliamo un aspetto della verità che non è tutta la verità. Ecco perché dobbiamo essere cauti quando affermiamo una verità. Ma ci sono delle verità che non sono verità di fatti, ma sono verità rivelate, verità che Dio ci dà, perché noi viviamo dalla verità. Ed è su queste verità che noi dobbiamo fermarci, professare la verità, perché la verità ci rende liberi. La verità è Cristo. Immergerci in Cristo, giudicare con gli occhi di Cristo, col metro di Cristo, avere il pensiero di Cristo,
E allora noi più facilmente possiamo vedere il vero che può essere occultato da tante fantasmagorie, da tante fate morgane nel deserto della vita. Non è in possesso nostro tutta la verità, ma per quanto sta in noi, mettendoci davanti alla luce di Dio, dobbiamo dire sempre la verità. Nel manto della carità dobbiamo dire la verità agli altri, ma soprattutto dobbiamo dire la verità a noi stessi, perché può succedere che diciamo la verità agli altri e non diciamo la verità a noi stessi. E la più grande verità è quella che noi diciamo a noi stessi: sei un povero, un meschino, un miserabile, un peccatore, tu non sei degno di guardare il cielo. Allora quella verità ci rende veramente liberi. Quella verità per noi è salvifica. Quando noi ci battiamo il petto davanti a Gesù e diciamo: Signore, non son degno che tu entri dentro il mio cuore, nella mia casa, ma di soltanto una parola e tu e tuo servo sarà guarito, allora noi diciamo la verità. Affermare la verità circa noi stessi, circa gli altri e circa i fatti contingenti, ma dire sempre la verità secondo la luce che il buon Dio ci dà. Questo è il primo passo: essere trovati veri sulla bocca, nelle nostre affermazioni. Secondo passo è fare la verità. Non basta dire la verità, ma bisogna fare la verità. La verità si costruisce e dobbiamo essere noi a costruire la verità. Fare la verità e camminare nella verità. Fare la verità e crearci una vita vera secondo Dio. Fare la verità e fare la giustizia, non praticare la menzogna. Ogni peccato è menzogna. Quanto più noi siamo nella santità della vita, tanto più noi facciamo verità. Quanto più noi facciamo Dio, facciamo Cristo, noi facciamo verità. Fare la verità nella vita. Uscire dalla menzogna che proviene dal maligno. Ecco il secondo passo che noi dobbiamo fare e chiedere al Signore di fare sempre la verità. Contro il fare la verità è l'ipocrisia, è la doppiezza. Fare la verità, comparire davanti a Dio e davanti agli altri come siamo al di dentro, senza la paura di comparire diversamente di come noi siamo. Questo è il coraggio dell'uomo cristiano, del vero uomo, che non teme di fare la verità, anche quando fare la verità è a suo danno. Terzo passo è questo: quando noi diciamo la verità, quando facciamo la verità con le opere, allora noi diventiamo veri. Diventare verità, essere veri. L'essere veri è l'essere Dio, perché Dio è verità, perché Dio è vero. Immergerci in Dio, vivere di Dio, questo significa essere veri. È difficile, perché noi siamo un miscuglio di verità e di falsità. Liberiamoci da ogni falsità della mente e del cuore,
liberiamoci da ogni falsità nei nostri comportamenti e nei nostri atteggiamenti. Scendiamo dentro il cuore e svuotiamoci di tutti i sentimenti cattivi, perché sono tutti menzogna, non sono il nostro vero io, è il nostro me che si mescola e occulta il nostro vero io, il vero io fatto dal Signore in spirito e verità, fatto d'immagine del Signore, è il mio me che offusca il mio io. E dobbiamo liberare dal me, Dio nostro profondo, in modo che l'immagine di Dio, il volto di Dio, nella sua verità, comparisca nella nostra vita. Essere veri. Non c'è gioia maggiore e non c'è traguardo più importante che raggiungere la verità ed essere veri. Chi è vero ha raggiunto Dio, si colloca in Dio. Nostra madre fu la creatura vera, la creatura vera, perché si radicò nella verità di Dio e per questo fu umile, perché riconobbe i limiti creaturali in cui si trovava. Riconosceva che tutti i beni che lei aveva, che erano piovuti dal cielo su di lei, erano di Dio. In lei sì non c'era peccato, ma era una creatura debole, limitata. Essa conosceva bene i suoi limiti creaturali e diceva che era l'umile ancella del Signore. Nulla c'era in lei che non fosse di Dio. Anche noi dobbiamo raggiungere questa soglia della verità e dobbiamo pregare nostra madre perché sull'esempio di lei raggiungiamo la soglia della verità e siamo radicati nella verità. Ecco che cosa tu hai che non hai ricevuto. E allora perché ti glori quasi che qualche cosa l'abbia da te? Tu da te non hai niente, questa è la verità di cui dobbiamo essere consapevoli e di cui dobbiamo vivere ogni giorno. Tutto il bene che io ho non è da me, viene da un altro. Tutto il bene che io faccio non è da me, viene da un altro che opera in me. In me non c'è nulla. Io sono solo un luogo, uno strumento in cui si opera il bene, in cui si pratica la virtù, in cui Dio manifesta la sua vita. Ma da me io ho niente, io sono zero. Finché noi non siamo compresi di essere zero, allora non possiamo ricevere l'unità che valorizza il zero. E quanto più zeri mettiamo, quando noi mettiamo un'unità, tanto più acquistiamo valore. Quell'uno è Cristo dentro di noi, quell'uno che vale e che dà valore agli zeri. Noi siamo zeri, quanto più matura in noi la coscienza di essere zero, quanto più noi diciamo sono zero, 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 tanto più in Cristo diventiamo validi, preziosi, perché è Cristo che valorizza i nostri zeri. Fuori di metafora, riconosciamo che Cristo è in noi e lasciamo operare Cristo in noi. Mettiamo da parte tutto ciò che può offuscare il volto di Cristo, tutto ciò che è menzogna che può venire da noi, tutto ciò che è operazione umana che può alterare l'operazione dello Spirito. Lasciamoci vivere da Cristo. Questo significa essere veri, mostrare il volto del Signore, lasciarsi vivere da Cristo,
la verità, lasciasse vivere da Lui, perché in Lui noi siamo, di Lui noi siamo, per Lui noi siamo. Amen. Signore, siamo qui per implorare misericordia nel tempo opportuno e interponiamo la intercessione di nostra Madre che siede accanto a te nel trono. Signore, noi ti preghiamo in questo momento per tutti noi qui presenti. Tutti siamo nelle tribolazioni, non c'è nessuno in mezzo a noi che non abbia qualche tribolazione, o spirituale, o materiale, o fisica, o morale. Tribolazioni personali, tribolazioni familiari. Signore, noi siamo i tribolati. Siamo un popolo di tribolati, siamo entrati nella tribolazione che, come dice il Vangelo, non può mancare mai anche ai benedetti di Dio. Signore, i tuoi benedetti, i benedetti del Padre tuo, sono nella grande tribolazione e questa mattina, nella loro tribolazione, ricorrono a te. Guarda, Signora del cielo, la nostra tribolazione, e tu, Madre nostra, Madre di tutti, che comprende le tribolazioni di ciascuno, impetra per noi la grazia del refrigerio, della consolazione, dell'aiuto, dell'intervento di Dio, perché muti la nostra situazione. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ti preghiamo, Signore, per tutti quelli che ci fanno del male, cominciando dai più grandi, dal governo, che ci tartassa, che non sa come dirigere i suoi passi, che ci opprime anche nell'intento di equilibrare l'economia della nazione. Ti preghiamo perché questi dirigenti abbiano gli occhi rivolti alla popolazione, perché abbiano la grazia del giusto discernimento e più che gli interessi propri o delle parti che rappresentano, curino gli interessi del popolo. Curano gli interessi dei tribolati, di coloro che si sono affidati al loro governo e patiscono. Signore, ti presentiamo tutti i governanti, tutti quelli che sono nei posti di responsabilità, perché siano illuminati, perché siano guidati nel governo del Paese, perché le nostre tribolazioni non aumentano, ma diminuiscano, perché le nostre prove non siano tali da muoverci e metterci in subbuglio, perché diventa la vita impossibile. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ti preghiamo per i giudici che amministrano la giustizia. Signore, tocca la loro mente, tocca il loro cuore, metti il loro equilibrio, perché pur amministrando la giustizia, guardino gli uomini come loro fratelli e li giudicano come si giudica un fratello che manca. E non giudicano e non condannino l'innocente,
Per questo, Signore, noi ti preghiamo per i detenuti, per gli indagati, per quelli che sono perseguitati dalla giustizia, soprattutto a scopo politico. Signore, sostieni i detenuti, sostieni i pregiudicati, metti la luce del tuo Vangelo nelle carceri, manda gli angeli consolatori presso i detenuti, fa che nessuno opprime il suo fratello e alleggerisci le pene di coloro che soffrono. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Signore, ti preghiamo per i pentiti, perché non alterano la verità, perché la tua luce li guidi e non l'interesse umano, perché non danneggiano i propri fratelli con i tradimenti, perché ogni tradimento è condannato in tutte le categorie umane, in tutti i tempi, perché il tradimento è l'offesa più grande che noi possiamo fare al nostro fratello. Signore, ti preghiamo per i pentiti, perché siano guidati unicamente dalla tua luce e dal bene, non dal male, dal tornaconto. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Signore, ti preghiamo per i nostri ammalati, ce ne sono a migliaia, centinaia. Ti preghiamo per quelli che sono in stato terminale. Ti preghiamo per quelli che adesso elencheremo davanti a te, che sono in necessità. Ma ti preghiamo per quelli che non nominiamo, per quelli che giacciono negli ospedali e che oggi stesso morranno. Ti preghiamo per gli abortivi, per questi bambini che vengono uccisi dalla barbarie umana. Ti preghiamo per questi innocenti, il cui sangue grida vendetta dal tuo cospetto, per i milioni di uccisi che ogni anno vengono presentati al macello, vengono sacrificati sull'altare degli uomini, ma il cui sangue grida vendetta sulla terra, per cui ci sono pestilenze e guerre, per cui ci sono malattie a non finire, perché tu ci vuoi richiamare ad evitare questi delitti, ad eliminare queste sconcesse dal vivere umano. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. E adesso ascolta, Signore Gesù, tutte le nostre suppliche per diverse categorie di persone. Apri gli orecchi, Signore, e nostra madre che accanto a te ti supplica. Ascolta, Signore, la preghiera di tua madre che intercede per noi. Esaudisci, o Signore, Dio grande, buono e misericordioso, le nostre suppliche, e per il sangue di Gesù, sparso per noi, perdoni i nostri peccati e ammetti tutti noi nel consesso di quelli che sono graziati da te questa mattina. Te lo chiediamo per lo stesso Cristo, nostro Signore. Canto numero 146. Riconosciamoci Lui fratelli tra di noi. Egli ci ha fatti figli dell'unico Padre, egli si è fatto fratello nostro. Quello che avete fatto a più piccolo dei miei fratelli, lo avete fatto a me.
nel fratello che ci sta accanto è lui. Trattiamo il fratello come se fosse lui, nella luce della fede, se abbiamo ancora un poco di fede. E allora, volgendo lo sguardo al Padre, che in Cristo ci ha fatto fratelli, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, santificato sia il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci un segno di amore fraterno. Ringraziamo il Signore di questa santa comunione. Nella comunione Cristo si unisce a noi e ci dà la vita. Lo ringraziamo anche perché sta operando delle guarigioni, sta fermando un tumore al lobo sinistro del cervello di un uomo, sta bloccando un altro tumore al pancreas. Lo ringraziamo perché tocca le cervicali di un'altra persona. E lo ringraziamo perché tocca anche tanti organi, tra cui un timpano leso di una persona. E per tante altre grazie, però vorrei che siamo noi, fossimo noi, a testimoniare le grazie che Dio dà in questo luogo santo. E adesso, fratelli e sorelle, devo dirvi una cosa. Con la grazia di Dio,
perché tutto è nelle mani del Signore. Il prossimo mese io compio 60 anni della mia ordinazione sacerdotale. Vorrei che le celebrazioni fossero tutte di ordine spirituale, senza nessuna manifestazione esterna. Per l'occasione un nostro fratello, scrittore, vuole presentare un libro che mi riguarda, cioè ha preso spunto da questo avvenimento per dire, narrare il suo incontro con me. Non è la celebrazione di un uomo, sarebbe fuori luogo, non avrebbe senso nel nostro ambiente, ma vuole essere un messaggio che egli vuole dare a tutti noi sul passaggio di Dio. Dio passa attraverso gli uomini e passa investendo alcuni uomini nel suo mandato, nella sua luce, nella sua parola. È Lui che si manifesta agli uomini, che passa in mezzo agli uomini. Il nostro fratello ha colto questo passaggio, lo ha voluto annotare e ha voluto anche manifestarlo agli altri per glorificare Dio, per dire che Dio è sempre presente, non abbandona mai il suo popolo, è Lui che passa in mezzo agli uomini e si serve di uomini come noi per ricordare che Lui esiste, per ricordare che Lui soltanto è il Signore e la luce viene agli uomini da Lui. Questo è soltanto lo scopo che Egli si prefigge, attirare lo sguardo di tutti noi al passaggio di Dio, perché noi siamo più attenti al passaggio di Lui, cogliamo questo suo passaggio, lo sfruttiamo per il nostro vantaggio e glorifichiamo Lui, ma ascoltiamo soprattutto Lui attraverso i Suoi messaggeri, messaggeri che Egli ci invia di tanto in tanto. Tutti siamo dei messaggeri di Dio, tutti siamo come le onde del mare, alcune più alte, alcune più basse, che poi scompariscono ma manifestano il mare. Così anche noi manifestiamo il mare di Dio. Ha voluto attirare l'attenzione su quest'onda di mare che pare e scompare, ma che manifesta la potenza di Dio, l'amore di Dio per il suo popolo. E allora ascoltiamo così il nostro carissimo fratello Salvatore, che ci vuole regalare questo suo libro, cioè ce lo vuole dare, è un regalo che viene dal cuore, ma la copia certamente costerà quel poco che costerà, ma è un regalo che vuole dare a noi questo messaggio che viene da Lui, è un messaggio di amore per tutti noi. Allora, caro Salvatore, eccoti qua.